Venezia, invasa da false t-shirt dell'Università Ca' Foscari, la Guardia di Finanza all'opera. La contraffazione non risparmia nemmeno l'Ateneo. Il PD attacca la D del casinò di Venezia. Vittorio Ravà rappresenta, ha detto, la peggior gestione che la casa da gioco abbia avuto. L'AIDS fa meno paura e sta aumentando tra i giovani nel Veneto. I dati in un'intervista per annunciare la giornata mondiale dell'AIDS del 1° dicembre. Benvenuti a questa edizione del TG di Televenezia, lo avete sentito dai titoli, non solo le grandi griff. Non si salva dalla contraffazione nemmeno il marchio depositato dell'Università di Venezia. E dietro questo nuovo giro illecito si nascondeva di nuovo un imprenditore cinese. La contraffazione non ha confini, si imita di tutto, persino le felpe, le polo e le t-shirt dell'Università Ca' Foscari. I baschi verdi della Guardia di Finanza hanno sequestrato 1300 capi d'abbigliamento con il logo contraffatto e denunciato 8 persone. Il leone alato di San Marco, associato alla scritta Università degli Studi di Venezia e Università Venezia, è infatti un marchio registrato ed è una fonte di finanziamento per l'Ateneo Ca' Foscarino, grazie ai turisti e agli studenti stessi attratti dall'immagine dell'università. I finanzieri hanno sgominato un'intera rete di produzione e distribuzione di capi contraffatti, responsabile di aver invaso letteralmente i negozi veneziani con questi prodotti. Proprio la distribuzione capillare in città di maglie con la stessa griff ha insospettito le Fiamme Gialle, che sono riuscite a risalire ai distributori, attività commerciali con sede a Venezia e a Mestre e anche all'opificio attivo in Laguna, dotato di 5 telai per la stampa e la produzione degli articoli d'abbigliamento. A muovere i fili dell'attività illecita c'erano italiani, cinesi e bengalesi. Le indagini, che hanno riscosso il ringraziamento dell'Università di Venezia, ora continueranno sul fronte fiscale. E sul blitz di Carabinieri e Guardia di Finanza nel mondo del nero della Riviera del Brenta è intervenuta la Confartigianato del Veneto, ringraziando le forze dell'ordine per il blitz pubblicizzato ieri, che ha portato alla scoperta di 17 laboratori irregolari. Marino Munerato, presidente del gruppo calzaturieri della CGA, ha puntato il dito contro il fenomeno in continua espansione. Negli ultimi 10 anni, ha detto, le microimprese cinesi nel comparto moda sono quadruplicate. Sono diventate 2200, erano appena 600, con un processo di sostituzione dei laboratori autoctoni. Ne sono scomparsi infatti 2500, ora gli opifici italiani nel Veneto sono appena 3000. E continuiamo a parlare di questo argomento, della concorrenza sleale cinese e quindi anche della contraffazione. La Guardia di Finanza a Treviso ha scoperto 17 lavoratori in nero assoldati in 3 laboratori gestiti da cinesi specializzati nella confezione di capi di abbigliamento. Gli opifici sono stati chiusi e i titolari sanzionati con 1.500 euro di multa. E intanto, per in qualche modo andare incontro al dramma di molti artigiani che stanno perdendo il lavoro, che non hanno più commesse stamane, l'Ordine degli Psicologi del Veneto e la CNA, Associazione di Categoria degli Artigiani, hanno siglato un protocollo di intesa per il supporto psicologico agli imprenditori in crisi e alle loro famiglie. Per gli oltre 20.000 iscritti sarà possibile accedere gratuitamente al servizio. Però c'è anche una buona notizia: chi ambisce a inserirsi nel settore turistico alberghiero ha tempo fino al 14 dicembre per far pervenire al Centro Provinciale per l'Impiego la candidatura per partecipare alle azioni di inserimento o reinserimento lavorativo offerte in collaborazione con l'AVA, l'Associazione Albergatori Veneziani. L'avviso è rivolto a disoccupati, lavoratori inseriti in passato nelle liste di mobilità e da almeno un anno senza lavoro. E cambiamo argomento, monta l'indignazione per l'arresto del ragioniere capo dell'ufficio bilancio della Regione Veneto per turbativa d'asta. PD e Italia dei Valori puntano il dito contro la Giunta, PDL e Lega che accusano di non aver fatto nulla per impedire che negli uffici regionali si consumasse un illecito. È destinata ad avere strascichi in regione la vicenda che ha portato all'arresto per associazione a delinquere turbativa d'asta della responsabile dell'ufficio bilancio e tributi della regione Veneto, il ragioniere capo Lucio Fadelli. Antonino Pipitone, consigliere regionale dell'Italia dei Valori, ha chiesto che l'assessore al bilancio Ciambetti si presenti in commissione a riferire sull'indagine che ha definito dai contorni inquietanti. Gli inquirenti hanno arrestato 15 persone per una gara d'appalto con un capitolato scritto in modo
tale da far agevolare una sola società, la GEC di Cuneo, per affidarle l'incarico della riscossione del bollo auto nel Veneto e in Piemonte. La vicenda inizia nell'ultima legislatura, quando a Palazzo Balbi c'era Giancarlo Galan e l'assessore al bilancio Isi Coppola, ma si sviluppa durante il governo di Luca Zaia, tanto che la società concorrente della GEC, la Sermetra, il 9 marzo del 2012 ottiene da parte del TAR del Veneto l'annullamento della gara che metteva nel piatto un appalto da 73 milioni di euro. E pochi giorni prima, il 24 febbraio, il PD, attraverso Laura Puppato e Franco Bonfante, ha chiesto a Zaia con una mozione di sospendere l'appalto perché i requisiti richiesti ben si attagliavano ad un'unica società, la GEC. La mozione è stata bocciata dal Consiglio regionale un mese e mezzo dopo, il 19 aprile. Zaia ha dichiarato di aver segnalato alla Procura di Venezia un esposto anonimo che gli era giunto sulla vicenda, ma solo il 29 marzo, ossia 20 giorni dopo la sentenza del TAR. Il PD insiste. L'avevamo detto, dice il partito, che si chiede perché Lega e PDL hanno voluto mettergli il bavaglio. È legittimo pensare, dice il PD, a pesanti responsabilità politiche. E c'è tensione anche a Ca' Farsetti, la spina nel fianco è il casinò di Venezia. Il PD, pur facendo parte della maggioranza, non condivide la politica di gestione della casa da gioco a cui si ispira Vittorio Ravà, l'amministratore delegato scelto dalla giunta guidata da Orsoni. Il casinò di Venezia sta perdendo più incassi delle altre case da gioco italiane. Negli ultimi 21 mesi, secondo i dati forniti da Federgioco, Cavendre, Mincalergio e Canoghera hanno perso assieme 40 milioni di euro. Campione d'Italia, che è gestito dall'ex amministratore delegato di Venezia, Carlo Pagan, ha perso 20 milioni di incasso, ma ha conquistato l'1,8% di quota di mercato in più. Vittorio Ravà, l'attuale amministratore delegato del casinò veneziano, è nel mirino del PD. Il consigliere comunale Jacopo Molina ha definito la sua gestione la peggiore nella storia della casa da gioco. Ha contestato il marketing. In particolare, le attività promozionali avrebbero dovuto privilegiare i tavoli verdi sulle slot machine, secondo il consigliere comunale, dato che il crollo degli incassi riguarda soprattutto Canoghera, ossia il comparto più popolare, più debole perché più esposto alla crisi e che rappresentava il 70% degli incassi. Sono mancati quasi 190.000 ingressi nell'ultimo anno e mezzo. Il PD definisce inoltre insufficiente la riduzione dei costi. Il Comune ha fatto la sua parte, riducendo il contributo annuale che deve aggirarsi sugli 80 milioni di euro a 10 milioni. Ma l'azienda poteva, secondo Molina, tagliare almeno 15 milioni di euro di costi. Invece non ha fatto nulla e sembra che sia soltanto in attesa del salvataggio grazie ad un operatore privato. E l'Arsenale diventa centro operativo del MOSE. La proprietà della parte rimanente, senza le porzioni utilizzate dalla Marina Militare, sarà trasferita a titolo gratuito al Comune di Venezia. Lo prevede un emendamento dei relatori del decreto sviluppo, in virtù del quale il Comune garantisce l'uso gratuito delle porzioni dell'Arsenale utilizzate per il centro per la gestione e la manutenzione della diga mobile e per tutto il periodo di vita utile del sistema MOSE. E intanto nelle scuole continua la protesta contro i tagli al comparto. Allo Zuccante stamane è proseguita l'autogestione, mentre sono occupati l'Algarotti e il Pacinotti. Le proteste sono state decise nell'ambito della mobilitazione concordata con gli studenti della rete, anche per denunciare lo stato di precarietà di alcune scuole. Al liceo Franchetti di Mestre, stamane un gruppo di studenti ha dato vita ad un sit-in ed è poi stata decisa l'autogestione, ma soltanto per gli studenti che lo richiedono. E ora vediamo come cambiano i consumi alimentari. Parliamo del boom dei surgelati, sempre più presenti sulle tavole delle famiglie e anche dei ristoranti. Da qui l'apertura di negozi dedicati esclusivamente a questi prodotti, come il nuovo punto vendita inaugurato a Mestre dall'azienda leader nel settore appunto dei surgelati. Vediamo. È il momento del freddo. Cresce in tutta Italia il consumo di surgelati, con cifre considerevoli anche per quanto riguarda il Nord-Est, dove nei primi mesi del 2012 si è registrato un più 8,5% rispetto allo stesso periodo del 2011. A queste rinnovate abitudini alimentari corrisponde l'apertura di negozi specializzati, come il nuovo punto vendita del colosso Euro Surgelati Italia, appena sbarcato
trasferito a Mestre. La presento la Mira Surgelati, società che fa parte del gruppo ad insegna Euro Surgelati Italia, gruppo presente in almeno 10 regioni d'Italia, e la cui espansione, che deve essere fatta almeno secondo la strategia imposta dai soci, sarà quella del nord. È un gruppo che al momento ha circa 100 punti di vendita sparsi, come dicevo, nel territorio nazionale, partendo dal centro e fino ad arrivare appunto fino ad oggi al Veneto, Trentino, e tra breve e Friuli. Verdure, primi, pesce e dessert. Il menù sotto zero piace ai giovani, ai single, alle famiglie con poco tempo per cucinare. Una domanda crescente colta al volo dagli specialisti del settore, come Euro Surgelati, in grado di offrire circa 600 diversi prodotti selezionati e controllati. Noi vendiamo dai funghi porcini a funghi sfusi, misto funghi, eccetera, pastellati, calamari, cioè tutti i prodotti sono prodotti che comunque vengono selezionati in primo luogo per quanto riguarda le proprietà organolettiche, quindi stando attento alle proteine, all'omega 3, stando attenti a... Per quanto riguarda i funghi, li prendiamo solamente nelle zone europee, quindi in Romania, Jugoslavia, abbiamo pastellati, abbiamo merce che comunque qua totalmente prefritta, pure questa è una grossa scelta fatta 5-6 anni fa, cioè abbiamo almeno un centinaio di prodotti già prefritti solamente da scaldare a forno, che vanno alle esigenze purtroppo temporali della massaia. Massima cura nelle modalità di conservazione. Il grande punto vendita di Via Don Tosatto è all'avanguardia per attrezzature ed impianti. Anzi, cosa importante, l'azienda 3 anni fa ha adoperato, ha cambiato tutta la tipologia dei banchi e ha messo tutti i banchi che compriamo purtroppo dall'Austria, perché preferivo comprarli dall'Italia, però purtroppo lì sono più, per fortuna per noi sono più avanti nella tecnologia, cioè sono banchi chiusi che permettono un'igiene superiore per quanto riguarda il prodotto stesso. E in più il cliente ha la facilità, in primo luogo, di visionare il prodotto così com'è, quindi vede che il prodotto non c'ha sbalzi termici, non c'è brina, eccetera, eccetera. E poi c'è la possibilità di scegliersi le quantità e farsi magari un prodotto più specie e prendere un etto, due etti, tre etti. Insomma, il discorso della vendita sfuda è molto importante. Un altro aspetto decisivo nel caso di Euro Surgelati, che ricordiamo è sul mercato dal 1985, è la convenienza. Dal giorno dell'inaugurazione, il 29 novembre, fino al 31 dicembre, decine e decine di articoli vengono lanciati a prezzi speciali, con offerte a partire da un solo euro. E domani si celebra la giornata mondiale contro l'AIDS, conferenze nelle scuole e un gazebo a Venezia per spiegare che l'AIDS è ancora una malattia da debellare. In studio è venuto ospite il professore Enzo Raise, specialista in malattie infettive e presidente del Triveneto dell'Associazione Nazionale Lotta all'AIDS. In studio abbiamo il professor Enzo Raise, che è uno specialista in malattie infettive e anche presidente del Triveneto dell'Associazione Nazionale Lotta all'AIDS, ed è venuto qui, ospite nostro, grazie professore di essere venuto, per parlare della giornata mondiale dell'AIDS che è stata indetta per domani. Come sempre da anni ormai, il 1 dicembre c'è la giornata nazionale mondiale dell'AIDS. Quali sono i dati riguardati la diffusione di questa malattia nel veneziano e nel Veneto? Sì, i dati evidenziano un andamento stabile, nel senso che la malattia purtroppo si è radicata, nonostante i nostri sforzi, nell'ambito veneto. Si tratta anche nel 2010, nel 2011, di 280 casi, che quindi vanno ad aggiungersi ai precedenti casi, che dall'inizio dell'epidemia portano a circa 15.900 i casi nel Veneto. Ecco, però la malattia non è in espansione, giusto? La malattia non è in espansione, considerando che quasi tutti hanno accesso alle cure, eccetto chi non sa naturalmente di non aver contratto la malattia. Ecco, ci aspettavamo una discesa, invece questo è uno zoccolo duro che non viene inciso. E naturalmente ogni 4 persone che hanno l'infezione da virus HIV,
una non sa di averlo e sono quelli che fondamentalmente creano quella trasmissione sessuale, tant'è che nei casi che ho detto prima il 36% si diffonde tra chi ha rapporti omosessuali e il 34% tra chi ha rapporti eterosessuali. E seppur l'età rimanga per gli uomini a 41 anni in media e per le donne a 36 nel momento dell'infezione, abbiamo un aumento delle infezioni nelle età giovanili, compresi tra i 18 e i 22-23 anni. E questo ci preoccupa molto perché è una generazione che ha probabilmente risentito poco delle campagne informazionali che abbiamo fatto e che il Ministero da alcuni anni non fa più e che in qualche maniera l'associazione come la nostra cerca di diffondere sul territorio. C'è magari anche la sensazione che comunque è una malattia che ormai si può sconfiggere, quindi magari c'è meno interesse, meno paura nel contrarla. Certo, è vero, tant'è che l'atteggiamento di molti giovani che contraggono l'infezione da HIV è: ma tanto mi prendo la pillola, un po' come l'ipertensione o il diabete, la metto a posto. In realtà vivere con una malattia e vivere senza malattia provoca una differente situazione. Certo. E ci sono effetti collaterali dovuti ai farmaci. Cioè, i farmaci sono sempre tossici, dobbiamo dirlo, esatto. No? E un giovane che ha necessità di una terapia non vive una vita perfettamente normale come un giovane che ha necessità di questa terapia. È vero che le prospettive di vita sono uguali, ma come dico, il senso di agio personale, il proprio senso, percezione della salute è diverso. Grazie ancora per essere venuto. Grazie a voi. E niente, noi continuiamo il telegiornale. E ora una piccola pausa pubblicitaria. Il Noceto presenta Noce d'Oro, qualità superiore, sapore inconfondibile. Cerca il punto vendita più vicino a te su www.ilnoceto.it. Eurosurgelati Italia, finalmente anche a Mestre, in zona Auchan. Più di 1000 prodotti selezionati e controllati da esperti del settore a garanzia dell'assoluta qualità e freschezza. Dall'antipasto al dessert, tantissime idee da portare in tavola, che stuzzicheranno anche i palati più raffinati. Una grande varietà di carni, pesce, verdure, prodotti panati da forno o pastellati pronti da friggere. Eurosurgelati Italia, dal produttore al consumatore, senza intermediari, convenienza imbattibile. Eurosurgelati Italia è a Gambarare di Mira, Statale Romea, e ora anche a Mestre, via Don Tosatto 115, fronte Auchan. Le notizie dall'area metropolitana: il ribaltamento di un tir carico di pallet nei pressi di Grisignano di Zocco ha provocato stamane 12 km di coda sulla 4 in direzione Milano. L'autostrada è stata chiusa per 3 ore con uscita obbligatoria a Padova Ovest per consentire ai vigili del fuoco di sgomberare le 3 carreggiate invase dal carico. L'autista è rimasto ferito lievemente. E ancora a Mira, la squadra mobile di Treviso ha scovato uno spacciatore che non si muoveva mai da casa e che vendeva droga in camera da letto, protetto da una telecamera che inquadrava il vialetto di casa e una microcamera artigianale che teneva sotto controllo la porta della stanza. A Stefano Rampon gli agenti sono giunti dopo aver seguito la pista di un cellulare che veniva chiamato da molti tossicodipendenti trevigiani e veneziani e che non si muoveva mai. Rampon viveva nella paranoia di essere intercettato. Aveva installato un sistema di inibizione delle onde radio per evitare microspie e ricce trasmittenti. I poliziotti sono riusciti ad entrare all'alba di stamane con uno stratagemma. E ora altre notizie dall'area metropolitana. Margherita Beato. Ancora uno sguardo alla terraferma veneziana per parlare di veloci mutazioni nei comportamenti. No, fa ancora più schifo. Automobilisti al verde. A San Donà il 60% di quelli fermati dalla polizia locale era senza copertura assicurativa. In totale 180 auto senza assicurazione, o perché scaduta o perché bellamente falsificata. Rispetto agli anni precedenti, i furbetti sono almeno il doppio, conseguenza evidente della crisi che non dà tregua.
Festa del radicchio rosso di Treviso a Santa Maria di Sala. Sabato 1 dicembre, serata enogastronomica in Villa Farsetti, con tanto di spettacolo di magia. Domenica, in concomitanza col mercatino dell'antiquariato, ci saranno anche stand di prodotti tipici e biologici, bancarelle natalizie e degustazioni gratuite. Ci spostiamo adesso nella Marca Trevigiana, dove troviamo i viticoltori sul piede di guerra. Lo spettro delle liberalizzazioni agita i produttori di Prosecco della Marca. Da Bruxelles arriva una proposta di legge che, se approvata, sfavorirebbe i nostri coltivatori. Verrebbero cioè rimossi i vincoli per chi volesse installare un nuovo vigneto, mentre oggi si paga una licenza di circa 10.000 euro per ettaro. Quasi 10.000 etilometri lungo la Pontebbana, da Treviso a Conegliano. I controlli sono previsti da subito fino al 31 gennaio e sono frutto di un accordo fra i carabinieri e l'ANIA, che riunisce le società di assicurazioni. I dati parlano chiaro: nel 2011 sulla Pontebbana ci sono stati 5 morti e 315 feriti. Andiamo infine nel Padovano per capire il motivo di uno strano annuncio. Cercasi urgentemente commesso di bella presenza e fumatore. Il singolare annuncio è apparso da qualche giorno in un negozio di prossima apertura nel centro storico di Este. L'esercizio in questione vende sigarette elettroniche. Ecco spiegato il motivo dell'insolita richiesta. Svaligiare le case non è più di moda. A Cittadella calano infatti del 30% i furti nelle abitazioni. Salgono invece di brutto quelli nelle auto e nei negozi. Il dato è emerso dal Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico. Un valido deterrente sembra essere la videosorveglianza sempre più capillare. E ora l'analisi delle notizie più importanti della settimana. Sono andata negli studi di Radio Venezia e ne ho parlato con Tiziano Graziotti. Niente, rifacciamo. Siamo negli studi di Radio Venezia e questa è la rubrica Lo Zoom del Gazzettino, e con me Tiziano Graciottin, capo servizio del Gazzettino di Venezia. Ciao Tiziano. Allora, senti, la notizia della settimana, beh, insomma, così, il PD è in fibrillazione, ma non solo il PD, perché possono votare tutti per le primarie. Sì, è stato significativo il dato della prima tornata, no? Con quasi 40.000 ai seggi allestiti nella provincia di Venezia. Beh, sicuramente c'è grandissima attenzione anche nella nostra realtà, ci sono ancora corse, diciamo, al voto, tanto è vero che ci risulta che le iscrizioni riaperte, insomma, sono andate molto forte. Ci sono degli schieramenti significativi, soprattutto va detto dalla parte di Bersani. E ecco, se vogliamo trovare il dato, diciamo, veneziano, è che nella nostra realtà c'è stato uno schieramento forse ancora maggiore da parte della nomenclatura, dell'apparato di vertici, chiamiamoli come vogliamo, da parte di Bersani, perché insomma lo schieramento di forze sotto questo aspetto è impari. Pensiamo solo alla giunta di Venezia col sindaco e tutti gli assessori del PD, certo, che hanno fatto dichiarazione di voto. Ad eccezione del San Donatese, però, dove lì c'è stato un sorpasso da parte di Renzi, no? Sì, ma qua parlavamo, diciamo, proprio di Venezia e dell'apparato. Ecco, quello che volevo dire è che poi, se Renzi comunque ha ottenuto un risultato molto importante, perché evidentemente nella base ha effettivamente, come si è dimostrato poi nel resto d'Italia, una grande presa. Comunque poi domani sul Gazzettino faremo una pagina speciale su queste primarie, andremo a dire di alcuni endorsement particolarmente prestigiosi da una parte e dall'altra, daremo il dato anche di quanti alla fine si sono aggiunti a coloro che hanno votato nella prima fase, insomma. Sì, perché c'è il timore che vadano a votare in meno questa volta, no?
Credo sia un timore un po' immotivato, poi è chiaro che dipenderà anche dal tempo che condiziona certamente, però vedendo anche i sondaggi in televisione, gli confronti che ci sono stati, cioè, c'è grande attenzione ancora e siccome la partita secondo alcuni è ancora aperta, io credo che ci sarà ancora una motivazione per i supporters dell'uno e dell'altro per andare a votare. Credo che vedremo tanta gente ai seggi anche domenica a Venezia. Va anche detto che si temeva che non arrivasse nessuno perché dovevano schedarsi. Bersani aveva introdotto questa novità e invece questa novità non ha frenato poi gli elettori. No, mi sembra di no, insomma sono state messe alcune regole che erano sicuramente necessarie, poi c'è stata la contestazione, nel senso che qualcuno in particolare sul fronte renziano le ha trovate troppo rigide, però mi sembra insomma che tutti alla fine hanno parlato di una grande prova di democrazia e questo è il dato più importante per il nostro paese. Ecco, ora vedremo il PDL cosa farà, no? Che sono ancora in crisi. Senti, altra notizia, l'omicidio Bari, insomma la sentenza è stata emessa. Sì, ergastolo, non ne ricordiamo molti, anzi non ne ricordiamo proprio di casi di scelte forti da parte della giustizia, però è chiaro che molto ci ha messo lo stesso imputato, non ha fatto ricorso a rito abbreviato e non ha dato secondo il giudice non ha dato segni di ravvedimento, fino all'ultimo ha tentato di incolpare l'altro protagonista che era coinvolto in questa vicenda e quindi da qui si giustifica la mano pesante del giudice per un delitto che comunque è stato sconvolgente per Mestre. Sì, con motivazioni diciamo effimere, no? Ecco, un balordo fondamentalmente, la polizia l'aveva definito. Con motivazioni risibili e ai danni di una persona che era molto conosciuta, perché Valerio Bari era un bidello, era una persona stimata. Io ricordo che in redazione al Gazzettino arrivarono tante testimonianze anche di ragazzi che lo avevano conosciuto e ne parlavano come così una buona persona, quindi un delitto che aveva colpito molto la città e diciamo che questa è la conclusione forse più ovvia alla luce appunto di tutte le indagini che ci sono state e anche del comportamento proprio dello stesso imputato alla quale si poteva pensare di arrivare. Senti, a questa notizia si legano in qualche modo le aggressioni che sono state registrate in questi giorni nel veneziano, cioè voglio dire c'è questa tendenza ad aggredire e a non preoccuparsi molto poi delle conseguenze, no? Sì, hai detto bene, perché proprio nel caso della signora Mestrina che abbiamo oggi in prima pagina sul Gazzettino, lei è stata aggredita a pugni in faccia, una signora di 64 anni, per strapparle la collanina e lei stessa dice ma perché tanta violenza, cioè la collanina me la prendeva lo stesso, cioè cosa serviva picchiarmi in questa maniera, questa signora ha il viso completamente tumefatto ma lo stesso era successo anche a Salzano dove questa persona, un lavoratore che andava ad aprire la pasticceria, è stato preso addirittura a mazzate all'alba, a Cavarzere un edicolante è stato inseguito e addirittura trascinato con l'auto, cioè quello che colpisce oltre ai fatti di predoneria vorrei dire è proprio la violenza spesso del tutto gratuita da parte di questi banditi. Potrebbe anche esserci la droga di mezzo, no? Cioè spesso succede che risultano positivi all'assunzione di stupefacenti. Sì, perché la droga purtroppo, hai ragione, è un motivatore anche molto importante, perché sappiamo che quando uno è in crisi picchia anche i propri genitori, purtroppo, quante volte lo abbiamo scritto, quindi sicuramente può esserci anche questo tipo di valenza e tra l'altro vorrei dire che chi agisce così, il malvivente che agisce così, spesso è un dilettante o comunque un improvvisato, perché i professionisti sanno bene che come mettono le mani addosso a una persona diventa rapina e poi sono anni di carcere nel caso vengano presi. Magari assumono sostanze stupefacenti per farsi forza, no? Sì, a volte sì, però a volte io credo cercano proprio soldi per avere la dose. Bene, direi che possiamo concludere qui questa rubrica di oggi. Ci vediamo venerdì prossimo. Grazie Tiziano di essere stato con noi. Arrivederci. Arrivederci.
E ora il meteo, ancora l'alta marea a Venezia che stamane ha raggiunto 1,7 m sullo zero mareografico e a Chioggia, a causa del vento di Bora, è stata registrata una punta massima di 115 cm poco dopo le 11. E ora vediamo cosa ci riserva il tempo nel prossimo fine settimana. Instabilità diffusa con molte nubi fino a domenica, poi arriva il freddo. Sabato 1 dicembre, molto nuvoloso o coperto con modeste precipitazioni sparse, vento sulla costa in attenuazione, temperature stazionarie, mare molto mosso. Domenica 2 dicembre, cielo molto nuvoloso o coperto con deboli piogge, massime senza variazioni, minime in discesa, mare mosso. Lunedì 3 dicembre, ampi tratti soleggiati, alternati a nubi alte, ottima visibilità, massime in lieve salita, minime in diminuzione, prossime allo zero. Martedì 4 dicembre, nuvolosità in aumento con precipitazioni sparse, nevicate a quote collinari, temperature in calo comprese fra meno 1 e 5 gradi. La marea di sabato 1 dicembre è molto sostenuta, la massima alle 12 1,10 m, la minima alle 18 20 cm. Bene, con questo è tutto, grazie per averci seguito, per averci scelto, buon proseguimento e buon fine settimana.